Nel corso della mattinata a Marano, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di una cooperativa, una società, nonché un appartamento e due locali commerciali, già sottoposti a sequestro preventivo in quanto riconducibili, attraverso intestatari fittizi, ad esponenti di spicco del clan Polverino, condannati per associazione di tipo mafioso. In particolare le indagini patrimoniali hanno permesso di documentare la riconducibilità di fatto della società e della cooperativa a tre affiliati a sodalizio, i quali reimpiegavano i capitali illecitamente accumulati nei circuiti imprenditoriali del settore edile e della distribuzione alimentare e ricostruirne l'intero assetto patrimoniale, per un valore complessivo di 1 milione di euro.